doppio successo per Sergio Ghiotto su Renault RS01 nella prima prova della Coppa Italia GT, organizzata al Mugello dal gruppo Peroni Race. Il pilota vicentino si afferma in ambo le gare davanti a Luciano Tarabini, Porsche 997 RSR, suo diretto avversario in GT3. Completano il podio in gara 1 Giuseppe Ramelli, Ferrari 458, e in gara 2 Jonathan Jacon, Porsche 997 GT3 Cup, che si aggiudicano in ambo i casi il successo di classe GT3 Cup. Ghiotto vince con autorevolezza gara 1 partendo dalla pole position. Al via il pilota della Renault RS01 è il più lesto, ma è marcato stretto da Tarabini, con cui combatte corpo a corpo nelle prime curve, arrivando anche a contatto. Il confronto è molto interessante e vede Ghiotto staccare con maggiore decisione il coriaceo avversario nella seconda parte di gara, giungendo con un solido margine di sicurezza sotto la bandiera a scacchi. Ramelli conquista il terzo gradino del podio assoluto e il successo di classe GT3 Cup all'inizio dell'ultimo giro, quando il leader Jonathan Jacon va in testa coda alla San Donato per problemi ai freni. Il giovane padovano aveva governato il gruppo delle Cup per quasi tutta la gara, senza timori reverenziali nei confronti degli avversari più esperti, a partire dal campione in carica Riccardo De Bellis e da Togo, che lo seguono direttamente in graduatoria. Da segnalare le buone prestazioni di Domiziano Jacon su BMW M3 e Nicola Sarcinelli, primatisti di classe rispettivamente in V8 Superstars e Porsche 991 GT3 Cup. In gara 2 al via si replica il duello nelle prime battute tra Ghiotto e Tarabini, partito molto bene al pari di Togo, che emerge per agonismo e determinazione nel confronto con Jonathan Jacon e Ramelli. Ne seguirà una battaglia intensa che alla bandiera a scacchi vedrà prevalere Jonathan Jacon, che conquisterà la vittoria di classe GT3 Cup ponendosi sul terzo gradino del podio assoluto alle spalle di Ghiotto e Tarabini. Ramelli e Togo, quarto e quinto, conquistano rispettivamente argento e bronzo di classe GT3 Cup. Siamo col primo vincitore 2017 della Coppa Italia GT, Sergio Ghiotto, nuova macchina per lui in questo weekend rispetto a Corvette dell'anno scorso, una splendida RS01 in configurazione GT3, raccontaci la partenza. La partenza è stata un po', non è stata facile perché l'avversario è partito più veloce di me e è andato davanti. Poi io alla prima staccata sono riuscito ad andare all'esterno e sono riuscito a ripassarlo, ci siamo anche un po' toccati, insomma va bene. Siamo con Luciano Tarabini, un ottimo start il tuo, poi quell'entrata decisa di Sergio dopo la San Donato, hai controllato la macchina funzionasse bene, hai fatto subito degli ottimi tempi, poi però l'RS01 nel tratto misto guadagnava di telaio. Beh, chiaro, loro nel secondo settore sono più veloci perché di telaio ovviamente ne hanno molto di più, ho cercato di fare il massimo, abbiamo avuto qualche problema sul retroteno di sovrasterzo. Comunque la gara è andata bene, sono contento così, grazie.